Non una data qualsiasi, ma una ricorrenza pensata e ragionata per celebrare nel miglior modo possibile la Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Ha scelto nuovamente il 20 novembre l'Istituto Verdi Cafaro di Andria per inaugurare il proprio anno scolastico, alla presenza del Vescovo di Andria, Monsignor Luigi Manzi, e dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, oltre che di genitori e bambini della Scuola Comprensiva Andriese. La manifestazione, come ricordato dalla dirigente scolastica, rende omaggio proprio alla Convenzione ONU approvata il 20 novembre del 1989. Abbiamo scelto questa data perché vogliamo provocare una riflessione comunitaria su quella che è la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, accendere un riflettore, richiamare l'attenzione e l'interesse sui bambini, sui ragazzi che non sono solo destinatari di tutele, ma titolari di diritti. E tra questi diritti ce n'è uno a noi molto caro, che è il diritto all'istruzione, perché siamo sempre più consapevoli che l'istruzione, la scuola, l'educazione sono le armi più potenti che abbiamo a disposizione per contrastare le povertà, non soltanto quelle economiche che tormentano molte famiglie, ma soprattutto quelle valoriali, quella trama per la necessità di ricostruire quella trama di valori che deve essere il tessuto connettivo di ogni convivenza civile. L'orchestra della scuola con indirizzo musicale della Cafaro ha accompagnato i vari momenti della manifestazione, iniziata con l'ormai ufficiale inno italiano, quello di Mameli, riconosciuto nei giorni scorsi dopo 71 anni di provvisorietà, per poi passare al Va pensiero di Giuseppe Verdi, tanto caro all'Istituto Andriese sin dalla sua fondazione. Un particolare momento della manifestazione invece è stato anche dedicato alla memoria della professoressa Antonietta Di Carlo, docente di arte nell'istituto e prematuramente scomparsa.